Il 12 maggio si saprà chi l'avrà vinta a Pescara nel braccio di ferro tra il comune e gli esercenti della movida della zona di Piazza Muzzi. Oggetto della diatriba è la determina sul giusto numero di sedie e tavoli destinati a occupare il suolo pubblico all'esterno dei locali della Piazza del Mercato e delle strade limitrofe, via Cesare Battisti, via Piave, via Roma e via Mazzini, che il comune ha proporzionato agli spazi interni dei locali riducendo in maniera sensibile i posti a sedere all'esterno degli esercizi. Con il provvedimento cautelare emesso ieri dal TAR, tutto slitta al 12 maggio, quando il Tribunale Amministrativo Regionale si pronuncerà in via definitiva con l'udienza di merito. Intanto, fino a quella data, la movida andrà avanti come da determina comunale. Andrea Lucchi, avvocato degli esercenti pescaresi interessati dal provvedimento, si dice fiducioso, ma nulla può considerarsi scontato. Questo provvedimento ha una doppia lettura. Se è vero che da un lato non è stato concesso il cautelare che avevamo chiesto perché il TAR ha ritenuto che non vi fossero requisiti di estrema gravità e urgenza richiesti per emettere questo provvedimento, dall'altro hanno anticipato moltissimo il merito, cioè la decisione definitiva. Normalmente per quelli che sono i tempi a Pescara, in media almeno 2-3 anni passano tra l'udienza cautelare e il merito. Invece in questo caso i magistrati hanno anticipato il prima possibile il merito il 12 maggio. Questo ovviamente noi lo leggiamo positivamente, poi per carità ovviamente la causa andrà discussa e quindi nulla è deciso, ci mancherebbe. Però questo fatto dell'anticipo del merito noi per gli esercenti lo leggiamo come qualcosa di positivo. Ovviamente in quella data noi dovremo dimostrare il danno tramite comparazioni del fatturato prima e dopo l'entrata in vigore della determina, che questo provvedimento che noi riteniamo illegittimo ha provocato e provocherà un serio danno economico al fatturato degli esercenti, che ovviamente si somma al periodo del Covid e poi anche non dimentichiamoci le ordinanze sugli orari che ha fatto l'amministrazione tra il 2021 e il 2022, che sono anch'esse in attesa di giudizio dal TAR. Fiducioso in una risoluzione favorevole agli esercenti di Piazza Muzzi, già provati dalla pandemia, anche Fabrizio Vianale, direttore di Confartigianato di Pescara, che dal TG8 lancia l'appello a sbloccare con urgenza le procedure di rinnovo per l'occupazione del suolo pubblico. E intanto siamo contenti che il TAR ha ritenuto l'argomento importante definire una data per decidere in tempi brevi. Ricordiamo che il Comune va incontro alle tendenze rispetto al Governo, che ha dato la possibilità ai Comuni di raddoppiare lo spazio pubblico come il periodo del Covid. Quindi noi speriamo in un passo indietro del Comune e chiediamo, tra l'altro, visto che è un momento, noi ignoriamo il motivo in cui sono stati bloccati i rinnovi dell'occupazione del suolo pubblico, per cui chiediamo di intervenire urgentemente e sbloccarli.